tutti, grazie per essere qua. Voglio iniziare con una frase di Enrico Berlinguer che mi piace particolarmente, ve la leggo per evitare di dire imprecisioni. La prima, essenziale, semplice verità che va ricordata a tutti i giovani è che se la politica non la faranno loro, essa rimarrà appannaggio degli altri, mentre sono loro, i giovani, i quali hanno l'interesse fondamentale a costruire il proprio futuro e innanzitutto a garantire che un futuro vi sia. Questo è l'ingresso affidato ad Enrico Berlinguer dal discorso ai giovani del 18 aprile 1982. Facciamo un applauso alla politica, all'etica del discorso politico. Ai miei concittadini va il saluto e l'abbraccio per questa serata che porta a conclusione questa questo lungo mese di interventi fatti con i cittadini sul territorio qui a San Cataldo e a Sant'Antonio Casalini. Il nostro percorso di promozione del programma amministrativo di Civico 28. Siamo qui stasera in quello che è il nostro ultimo intervento a chiedere la vostra fiducia in quello che è un momento determinante e che vi vedrà da soli e andrete da soli alle urne, liberi e indipendenti a decidere del futuro di Bella. Il mio saluto stasera è speciale perché è affidato ad un amico, che è un amico mio, ma è un amico di Bella in particolar modo, e che è uno scrittore, un autore, un giornalista di Repubblica, L'Espresso, del Mattino, e lui è Giovanni Chianelli. Buonasera a tutti, come siete belli? No, insomma, Veronica mi ha chiamato a intervenire nel suo comizio e io devo dire mi sono sentito onorato e mi sono sentito onorato al di là di tutto, perché mi sento onorato in una quota piccola di far parte del dibattito politico di quello che sento come il mio paese, il mio vero paese. Io, forse lo sapete, io non sono di qui, però mi piacerebbe nella vita essere sempre più di qui. Con tutto questo saluto i candidati delle altre liste, fra cui ho diversi amici, però quando si interviene anche in una quota piccola nella cosa pubblica è giusto schierarsi, e nella mia situazione lo dico con tutto il rispetto perché so che Bella è un luogo molto accogliente, io l'ho sperimentato negli anni, ma giustamente geloso della sua identità, e per quanto conosco l'affetto che da molti anni lega la mia famiglia a questo posto, Bella potrebbe guardare come un po' inappropriato l'intervento di un esterno. E io questo lo capisco, eppure credo che proprio uno che nella mia condizione, ovvero quella di frequentare spesso il luogo, usufruire delle sue bellezze, investire a volte risorse nella zona e mostrarla ad altri, farla conoscere anche fuori, anche attraverso gli articoli dei giornali per cui scrivo, possa guardare la vicenda da un punto di vista, diciamo, attendibile e fuori dalle inevitabili polemiche che tutte le comunità, per loro stessa costituzione e direi anche per loro beneficio, affrontano. Ho dato da subito il mio sostegno a Veronica perché sogno che Bella faccia parlare di sé. Io lavoro nella comunicazione e so che un sindaco donna, giovane, fuori dagli apparati politici, ma con un'esperienza di vita già intensa e importante, possa essere una notizia in grado di scuotere l'attenzione su di noi da parte di tutto il paese Italia, dico. Una squadra come la sua, questi ragazzi, questi professionisti, Civico 28, preparati e competenti, un programma come il loro che alza il tiro verso l'innovazione e la riscrittura delle dinamiche locali, sento che può far solo bene a Bella, non fosse altro perché sarebbe una ventata di aria fresca. Noi le staremo a fianco ad aiutarla e a volte anche a richiamarla quando vedremo che tutte le meravigliose intenzioni mostrate possono venire attese o disattese. Staremo con lei, però proviamoci, facciamo parlare di noi, facciamo che questo nome che la storia e la natura hanno dato al nostro paese diventi un simbolo permanente, ripartendo da Veronica. Grazie.